Un'opera preziosa dal punto di vista artistico, naturalmente, ma anche storico, culturale e legato alla fede da centinaia e centinaia di anni. Questa è l'opera che resterà qui al Palazzo Banca d'Alba fino a marzo prossimo in una mostra aperta a tutti che permette di raccontare anche la storia della Basilica Vaticana. È una bellezza davvero. Non era facile portarla fuori da Roma, dalla Città del Vaticano, da Roma e farla arrivare qui ad Alba. No, non era assolutamente facile, ma forse quell'intimità che le cripte vaticane offrono in parte è stata comunque anche realizzata qua con questa bellissima atmosfera che davvero i nostri professionisti, in modo particolare Danilo Manassero, sono riusciti a riportarci e quasi farci vivere in tempo reale quelle che sono le vere emozioni di San Pietro. Un'attività culturale aperta a tutti. E questi eventi li facciamo anche per la nostra comunità. Siamo convinti che sempre più il nostro territorio dovrà caratterizzarsi anche da questo punto di vista. Quindi è un piccolo seme che di nuovo noi portiamo. Era un nostro obiettivo. Siamo molto felici davvero di essere riusciti a creare questa grande collaborazione con la Fabbrica di San Pietro. Credo che in futuro potremo ulteriormente progredire in quelli che sono, diciamo, gli scambi che sono più portati da loro che da noi, nel senso che veramente anche per noi sono state due giornate veramente straordinarie, anche di conoscenza. Abbiamo sentito prima i professionisti che ci hanno lavorato, la complessità di cosa esiste dietro un quadro, un dipinto di questo tipo, per cui credo che veramente è un'emozione. Per la prima volta in sette secoli questa Madonna lascia il Vaticano per venire qua ad Alba. E viene, che cosa vi porta qui ad Alba? Vi porta una storia, è una storia di un disvelamento a seguito di un meticoloso e importante restauro, un restauro fatto con la mente e col cuore, ma anche il disvelamento di una storia, perché il restauro è stato anche l'occasione per studiare questo Lacerto di Affresco e ripercorrere la sua storia nel tempo. Quindi questa mostra vi proietta in Vaticano, qui vedete, no, dietro di me una stampa della Basilica attuale, ma dalla Basilica attuale vi porta nella Basilica vecchia, nel quadriportico della Basilica vecchia, che veniva chiamato il Paradiso. Qui stiamo parlando di una Madonna in Paradiso, questo spazio si chiamava il Paradiso, e quindi vi porta quanto? Alla vigilia del Giubileo, probabilmente del 1300, il primo Giubileo della storia, e qui stiamo alla vigilia di un altro Giubileo, il Giubileo del 2025. E quindi questa Madonna viene qui e racconta se stessa, e racconta innanzitutto il motivo per cui si chiama Madonna della Bocciata, perché nell'anno del Signore 1440 un soldato adirato per aver perso due fiorini al gioco scaglia la boccia con cui giocava contro questa immagine mariana. L'immagine mariana comincia a sanguinare, il sangue cade sulle lastre del pavimento e da allora Madonna e lastre del pavimento vengono spostate in più luoghi, no? Ed esposte alla devozione dei fedeli. Oggi le lastre di questo pavimento, consumate dal tocco continuo dei fedeli, si trovano ancora nella cappellina, sono murate sulla parete di fondo di questa cappella. Quindi ecco, è una bella occasione, no? Per raccontare questa storia. Vorrei dire però un'altra cosa: questa Madonna non è arrivata da sola qui ad Alba, è stata accompagnata niente proprio di meno che dagli apostoli Pietro e Paolo. In questa mostra sono esposti anche due frammenti di affresco preziosissimi, no? Che raffigurano i busti degli apostoli Pietro e Paolo, anche questi dipinti del XIII secolo, dell'epoca del Papa Niccolò III Orsini, che si trovavano anch'essi nel portico della Basilica Vecchia. Quindi la possibilità di vedere la Madonna della Bocciata, che era nel portico della Basilica Vecchia, e questi due frammenti di affresco con Pietro e Paolo è anche una felice occasione. Non si vedevano più insieme, non si incontravano questi dipinti da tanti anni, dal 1574, no? Il momento del primo spostamento della Madonna. Oggi si incontrano qui ad Alba, quindi pure questo è un fatto significativo. L'inaugurazione della mostra, in qualche modo qualche settimana prima dell'inizio del grande Giubileo. Che cosa accadrà a Roma, che cosa accadrà in Vaticano durante il Giubileo? Cosa accadrà a Roma e in Vaticano sarà accogliere decine e decine di milioni di pellegrini, di fedeli, di visitatori che verranno a portare la loro vita attraverso la Porta Santa. Quindi attraversare questo momento di raccoglimento, questo momento di preghiera, e credo che questa mostra sia già anche un viatico, un'introduzione a questo tempo di un anno che ci viene regalato da Sua Santità nel 2025, che si aprirà con la notte di Natale
al termine della messa e poi si chiuderà all'inizio dell'anno 21.